Del New York Stock Exchange. Ritorniamo pure in studio perché intanto ripartiamo da dove avevamo cominciato questa puntata. Meritava però seguire questo first trade di Reddit, la prima volta che una società di social media si quotava a Wall Street dal 2019, quindi pre-pandemia, allora era il caso di Pinterest. Perché vorrei parlarvi anche del bollettino della Banca Centrale Europea che guarda in particolare i fondamentali dell'economia. Dice sostanzialmente, la BCE l'ha diffuso oggi, che la crescita economica nell'area euro dovrebbe segnare un graduale ripresa nel corso dell'anno per effetto dell'aumento del reddito disponibile reale a fronte di un'inflazione in calo e di una robusta dinamica salariale. Con il miglioramento delle ragioni di scambio, inoltre, il rapporto tra debito pubblico e PIL nell'area dell'euro dovrebbe rimanere al di sopra del livello precedente la pandemia, addirittura aumentare lievemente. E allora, per commentare la situazione dell'economia, ci ha raggiunto il dottor Giuseppe Spadafora, vicepresidente Unimpresa. Un piacere averla con noi, dottor Spadafora. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, secondo il centro studi di Unimpresa, il primo taglio della Banca Centrale Europea dovrebbe arrivare a giugno, dovrebbe essere ridotti i tassi di 50 punti base, mentre altri 50 o 75 punti base potrebbero essere tagliati con due successive delibere nel corso di questo 2024. L'ho un po' delusa oppure rassicurata quello che ha detto ieri Jerome Powell, partendo invece dagli Stati Uniti, Presidente? Ma dunque, abbiamo ascoltato con interesse le dichiarazioni di Powell per quanto riguarda la Federal Reserve. Chiaramente, se si ricorda, una decina di giorni fa commentavamo più o meno gli stessi eventi. Oggi, alla luce delle dichiarazioni della Fed, il fatto che siano rimasti in buona sostanza invariati 5,25-5,5 non ci fa ben sperare. L'unica perché non ci fa ben sperare, perché chiaramente l'economia europea, a causa delle multinazionali che sono quelle che generano poi le quantità importanti, cubano il 70% dei volumi in termini di intermediazioni o comunque movimentazione, è chiaro che l'economia europea è molto legata a quella americana e non per niente i tassi di interessi europei sono al di sotto di quelli americani per consentire agli Stati Uniti di poter generare ed accedere ai mercati. Quello che ci ha fatto riflettere è chiaramente invece la decisione della Banca Nazionale Svizzera, che ha abbassato dello 0,25 riportando il riferimento tasso all'1,50. Tuttavia riteniamo che causa inflazione, che vede l'Italia in aumento ma un po' tutta l'Eurozona, sarebbe destinata la decisione della BCE probabilmente a procrastinare di qualche tempo. Riteniamo tuttavia che entro la fine dell'anno si possano effettivamente abbassare i tassi di interesse tra lo 0,50 e lo 0,75. Sono dei ribassi che, come rappresentanti di Unimpresa, siano molto attesi, possiamo dire, perché voi scrivete, sempre nel rapporto, che sui cruscotti delle aziende si stanno accendendo spie di crisi attivate proprio da questo costo del denaro al 4,5%. Sono aumentate di oltre 1 miliardo di euro le rate dei prestiti non pagate e lo stock dei finanziamenti si è ridotto oltre 30 miliardi. Insomma, siamo proprio ancora in credit crunch, non vede qualche miglioramento, leggiamo che almeno sul fronte ABI ci dice che le rate dei mutui, quelle variabili, incominciano a dare dei segnali, primi timidi segnali ma incoraggianti. Esatto, primi timidi segnali. Il problema del credit crunch è che purtroppo è una conseguenza dello status in cui si trova l'economia generale. Effettivamente le sofferenze sono in aumento e quando parliamo di tasso di interesse non dimentichiamo mai che quando il cliente, ovvero l'azienda, piuttosto che la famiglia, va in banca ad accendere un mutuo piuttosto che un credito personale, un prestito consumo, il tasso di riferimento è l'Euribor più lo spread che carica la banca. E ad oggi questi sono ancora alti. Basti pensare che con il credito al consumo siamo ancora al 9%, con punte che arrivano pure all'11-11,5%. Grazie davvero al vicepresidente Unimpresa, è stato con noi Giuseppe Spadafora, prestissimo, grazie. Grazie a voi. E noi adesso parliamo invece.